Buonasera ai nostri telespettatori e buon sabato, benvenuti all'ultimo appuntamento settimanale con il telegiornale di RTA. È stato un consiglio comunale decisamente acceso, come del resto era prevedibile, quello svoltosi a Tornolo. Tra i temi in discussione, le dimissioni del consigliere di maggioranza Francesco Ansaldo e l'attività svolta dalla maggioranza in questi anni di mandato. Sentiamo. Il botta e risposta tra minoranza consigliare e amministrazione comunale di Tornolo, avvenuto a colpi di comunicati inviati alla nostra emittente e trasmessi rispettivamente nei notiziari di lunedì 24 gennaio, quello della minoranza, e mercoledì 26 gennaio, quello dell'amministrazione, è, come prevedibile, sfociato in un aspro confronto tra i due schieramenti nel corso dell'ultima seduta del civico consesso tornolese. Dopo infatti un consiglio di ordinaria amministrazione, con tutti i punti all'ordine del giorno relativi ad una serie di regolamenti approvati all'unanimità, il dibattito si è infiammato quando la minoranza ha ribadito le proprie osservazioni in merito alle dimissioni del consigliere di maggioranza Francesco Ansaldo. La maggioranza mi ha contestato una difesa al consigliere Ansaldo. Non la ritengo una difesa, ho ritenuto giusto, corretto far presente che non si dà dell'incompetente a un consigliere che fino a ieri era con te, visto che le stesse cose erano già successe in un consiglio precedente quando è stata sostituita l'assessore Cardinali Simona. Ho sentito ripetere per la seconda volta che sono degli incompetenti e questo non ho voluto dirlo pubblicamente, ma non mi sembra una cosa giusta da parte del sindaco che li ha sostenuti e soprattutto da parte di un giovane che con tanto entusiasmo ha partecipato a una nuova vita amministrativa, mandarlo fuori in questa maniera, perlomeno poteva solo ringraziarlo di aver partecipato e tenere in casa i panni sporchi. La minoranza ha inoltre affermato di nutrire forti perplessità circa la coesione del gruppo di maggioranza, prendendo atto che alle dimissioni del consigliere Francesco Ansaldo si sono aggiunte le rinunce a subentrargli dei due candidati che lo seguivano nella graduatoria delle preferenze, ovvero Cristian Zannini e Simona Cardinali, che si era già dimessa da assessore esterno per attriti con il resto della giunta. Cosicché è entrato in consiglio Gianpietro Parmigiani, ultimo candidato della lista guidata dal sindaco Renzo Lusardi. Abbiamo voluto sottolineare che episodi di questo genere non sono mai accaduti in un comune come il nostro, e comuni insomma che hanno sempre mantenuto una stabilità e una coesione, e che probabilmente tutta questa coesione, questo lavoro di squadra che tanto si va a evidenziare, poi fondamentalmente non c'è. È sintomatico il fatto che un ragazzo così giovane e che anche dal mio punto di vista fosse entusiasta di potersi impegnare proprio per la propria comunità abbia fatto una scelta che io apprezzo per la coerenza, nel senso che se non si è ritrovato in quello che era il mandato per il quale era stato eletto, ha fatto bene sicuramente a rimettere le proprie dimissioni. È anche però sintomatico che appunto anche altri consiglieri non fossero stati disponibili a entrare nel gruppo. Io ho fatto presente che questo deve essere un momento di riflessione per l'amministrazione, perché possa appunto capire meglio che cosa può non funzionare. Ovviamente la replica è stata non è stata compresa, ma è stata anzi ribaltata sul fatto che è la precedente amministrazione che ha lasciato in difficoltà l'attuale, ma penso che dopo 2 anni e mezzo di amministrazione questo tipo di situazione e di giustificazione debba essere anche ormai superata. La minoranza svolge il suo ruolo e vuole tenere attenta e tenere alta l'attenzione della maggioranza sui veri problemi della comunità. L'amministrazione ha respinto al mittente tutte le accuse e ha ribadito la propria volontà a proseguire nell'attuazione del programma elettorale. Ci hanno criticato nei nostri 2 anni e mezzo di amministrazione di non aver fatto niente, solo che noi abbiamo fatto anche troppo, penso, nei 2 anni e mezzo, perché abbiamo investito più di 2 milioni di euro nel comune di Tornolo, pur trovandosi
all'eredità che ci siamo accolati di 1.680.000 euro di mutui fatti dalle precedenti amministrazioni. Noi in 2 anni e mezzo abbiamo fatto investimenti per 2 milioni di euro, come ho detto prima, non abbiamo acceso un mutuo. Ecco, queste non sono critiche costruttive da parte della minoranza, penso. A proposito di consigli comunali, non solo Montagna 2000 tra gli argomenti in discussione da parte della minoranza nell'ultimo consiglio svoltosi a Bedogna. Diciamo che abbiamo discusso anche di altre cose in questo consiglio comunale, molto importanti, che però non hanno una risoluzione. Capisco che non è il sindaco di Bedogna da solo, però è un esponente molto importante di questa, diciamo, del Partito Democratico, che è un po' tesse le fila di tutti quelli che sono i nostri servizi, compreso la sanità. Sono emerse delle criticità, no, ne abbiamo discusso, è stata una bella discussione, però non succede niente di fatto, no? Abbiamo criticità sulla guardia medica, abbiamo avuto criticità sulle vaccinazioni domiciliari, abbiamo criticità all'interno dei reparti dell'ospedale di Borgotaro, se ne discute molto ma non succede niente, e questo è sicuramente anche responsabilità del sindaco di Bedogna, perché è chiaramente un esponente di spicco di questa valle. L'altro aspetto, abbiamo discusso ancora di Montagna 2000, è stata una discussione molto ampia, e io ho riportato di solito quella che sembra, come dire, l'unico pensiero su questa questione, però noi a 3 anni non abbiamo ancora i conti di Montagna 2000, divisi comune per comune. E poi mi sento l'amministrazione delegato di Montagna 2000 che fa 4 minuti per spiegare un progettino, che io ritengo un progettino, che non sappiamo. Bisogna parlare di acqua. Il sindaco ha ammesso questa criticità, ha detto che tutte le volte c'è una discussione nel consiglio di amministrazione, beh, arriviamo a un punto. Io penso che il comune di Bedogna e anche gli altri sindaci debbano pretendere da Montagna 2000 questo aspetto, perché è chiaramente collegato agli investimenti. Io voglio sapere i conti comune per comune, e penso che, come dire, anche gli altri sindaci dovrebbero portare la voce sotto questo aspetto. Invece c'è un silenzio, secondo me, colpevole, anche per il fatto che tra 3 anni scadranno le concessioni di Montagna 2000, dunque avere una visione di come funziona questa società penso che sia importante per tutti. Invece c'è un silenzio, per me, molto colpevole su questa questione, soprattutto del sindaco di Bedogna, che deve pretendere, non solo chiedere con una pacca sulla spalla su questa cosa qua, senza togliere responsabilità a tutti gli altri sindaci silenziosi su questo aspetto. E dunque, diciamo, abbiamo discusso anche di cose importanti, e dunque, per non parlare, e questo lo voglio dire a fine di questa, non riusciamo più a progettare le amministrazioni ordinarie, non riusciamo a progettare i loculi, li abbiamo esternalizzati, loculi a Caneso, a Carniglia, non riusciamo a chiudere una parte, da aprile che sono stati dati esternalizzati alla progettazione, siamo ancora al palo. Dunque questa è un'amministrazione che narra molte cose, ma poi alla fine riesce a completarne molto poco, nonostante una buona situazione finanziaria che ha questo comune, anche per, diciamo, la cura che ha avuto dei bilanci delle passate legislature. Questa mattina il comandante provinciale Carabinieri di Parma, il colonnello Pasqualino Toscani, ha proceduto alla consegna del grado superiore ai marescialli in servizio in provincia. Nel formulare gli auguri per la promozione a luogotenente conseguita, ha sottolineato l'importanza della responsabilità derivante dal nuovo grado, che dovrà costituire rinnovato impegno nell'assolvimento dei compiti istituzionali svolti dall'Arma, sempre attenta a rispondere alle mutevoli esigenze della collettività. Tra i militari promossi figurano Nicola Della Volpe, in servizio presso il nucleo operativo della compagnia di Borgotaro, e Fabio Tasca, comandante della stazione di Bedogna. Al termine della cerimonia si è tenuto il saluto di commiato al brigadiere capo Marco Stocchino, in servizio al nucleo radiomobile della compagnia di Borgotaro, da oggi in congedo per raggiunti limiti di età.
Voltiamo pagina, le sorgenti del male è stato il tema che il Centro Culturale Don Antonio Beccarelli ha scelto per l'edizione 2022 dell'annuale incontro di riflessione sulla Shoah, organizzato in occasione del Giorno della Memoria. Come ogni anno la nostra associazione propone un momento di riflessione sulla Shoah. E quest'anno abbiamo collegato la nostra esperienza di riflessione con la posa delle tre pietre di inciampo. E, il tema che abbiamo proposto quest'anno è le origini, le sorgenti del male. Cioè abbiamo cercato, attraverso alcune letture di grande intensità, abbiamo cercato di capire quelle che potevano essere le condizioni personali e storiche che hanno portato alla Shoah, che è il male assoluto. Abbiamo scelto alcune pagine prese dalla notte di Wiesel, alcune pagine di Hans Jonas nella Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Questa lettura ha creato in sala, ha creato un dibattito molto, molto intenso. E abbiamo discusso su questa ipotesi che fa Hans Jonas, per cui in quella fase storica Dio ha rinunciato alla sua potenza, al suo potere, non è intervenuto, è rimasto muto. E allora chi è che è stato assente? È stato assente anche l'uomo nella sua responsabilità. Quindi quando si dice ma dov'era Dio allora, noi pensiamo che si debba dire dov'era l'uomo con la sua responsabilità verso gli altri. Comunque questo famoso da dove viene il male rimane un mistero indicibile, come sia possibile che uomini normali si siano trasformati in un meccanismo, diciamo, impedini di questo meccanismo infernale. Meccanismo che si è formato anche grazie agli studi di grandi intellettuali, ad esempio sono state lette alcuni passaggi di Friedrich Nietzsche che teorizzavano la scomparsa degli elementi più deboli a vantaggio degli elementi più forti. Sì, il contesto anche culturale in cui si è realizzata questa tragedia è il contesto del nazionalismo più sfrenato, la scoperta del mito della razza, il rifiuto del diverso e questi temi che sono dei temi ancora molto attuali oggi in realtà hanno trovato veicolo in un mondo anche intellettuale dell'epoca. Ricordiamo che la Germania, l'Europa intera in quegli anni era uno dei centri culturali più importanti del mondo. E il ruolo anche della responsabilità degli intellettuali in questo caso, no? Che elaborano dei pensieri, delle riflessioni che poi vengono strumentalizzati, estremizzati e portano a dei risultati drammatici. Ed ora uno sguardo insieme alla situazione Covid in alcuni comuni del territorio. Ad Albaretto continuano a calare i positivi. Alla data di ieri erano 61, un cittadino ricoverato. Nel comune di Bedogna i casi in quarantena sono 87. Leggero rialzo invece nel comune di Bardi, 37 cittadini positivi in quarantena e una persona guarita nelle ultime ore. A Berceto 60 risultano in quarantena e 3 si trovano ricoverati.
Nel comune di Borgo Taro, in isolamento domiciliare con tampone positivo, vi sono 166 persone, 12 quelle in quarantena per contatto con positivo, 2 i cittadini ancora ricoverati al Covid Barbieri, mentre 3 quelle guarite nelle ultime ore. Nel comune di Compiano le persone positive sono 37, 39 quelle in quarantena compresi positivi, 8 sono i cittadini guariti nelle ultime ore. Nel comune di Tornolo infine i casi positivi sono 13. E intanto per i cittadini di Albareto in isolamento o in quarantena torna la spesa a domicilio per il cibo, anche per gli animali e per le medicine. Allora, per gli alimenti potete scegliere uno dei negozi segnalati dall'amministrazione comunale e contattarlo telefonicamente entro il venerdì a mezzogiorno. La spesa sarà consegnata a casa nella giornata di sabato dai volontari della Protezione Civile e verrà lasciata sul pianerottolo di ingresso insieme alla copia di scontrino o di bolla. In seguito potrete pagare direttamente al negozio. Per l'acquisto delle medicine dovete contattare il vostro medico per la ricetta, avvertire il farmacista per ordinarle. Il sabato vi saranno recapitate e lasciate anche in questo caso sul pianerottolo e in caso i farmaci siano a pagamento lo farete direttamente in farmacia. Cambiamo ancora pagina, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli interviene sulla possibile autorizzazione di ricerca di metalli nelle miniere di Corchia e lancia un appello ai ministri. Il nostro Appennino ha bisogno di una crescita basata su valorizzazione del territorio, dice, e non sullo sfruttamento. Lascia negativamente sorpresi il decreto dei ministri per la transizione ecologica Roberto Cingolani e della cultura Dario Franceschini, che autorizza la ricerca di metalli nella frazione bercetese di Corchia. Ad affermarlo in una nota il deputato emiliano del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, che prosegue: su questa vicenda già lo scorso ottobre ci eravamo espressi al fianco dei sindaci Luigi Lucchi e Marco Moglia, delle comunità locali che ritengono che il modo migliore per sviluppare il territorio non sia lo sfruttamento del sottosuolo ma la valorizzazione delle peculiarità della Food Valley. Per Zanichelli l'Appennino parmense deve essere promosso dalle eccellenze dell'agroalimentare, in grado di trainare il turismo locale con i propri prodotti e le sue modalità uniche di lavorazione in un ambiente che deve mantenere salubrità e integrità. Anche dal punto di vista imprenditoriale è più utile che le aziende locali investano in formazione e ricerca per migliorare ed espandere la manifattura di qualità piuttosto che attirare gruppi, anche stranieri, per attività meramente estrattivi che legittimamente si interessano solo dei profitti e non si curano della conservazione e valorizzazione del territorio e della comunità. Per questo Zanichelli ha espresso l'intenzione di presentare un'interpellanza parlamentare con l'adesione auspica anche di colleghi di altri gruppi per capire che strada si intenda prendere qualora le ricerche autorizzate trovassero metalli nel sottosuolo di Corchia. In ogni caso il Movimento 5 Stelle, conclude il deputato, rimarrà al fianco dei cittadini e della comunità dell'Appennino parmense per fare il possibile per tutelare il territorio. Un inverno pieno di novità e offerte alla ditta Nuovo Montelli a Borgo Valditaro. Mele Golden del Trentino a €1,69 al chilo, arance a €0,99 al chilo e tantissime altre occasioni. Inoltre si informa la clientela che si effettuano consegne a domicilio. La ditta Nuovo Montelli la trovi in via Cassio e via Europa a Borgo Valditaro. Nuovo Montelli, prezzi ancora più belli. Novità in Valtaro, ha aperto la Bottega delle Arti di Annalisa Guerra. Ceramica contemporanea, quadri, pezzi unici di artisti anche del posto, idee regalo personalizzate, oggetti per decorare la casa. Vieni a scoprire la Bottega delle Arti in piazzetta La Quara a Borgo Taro. Aperta anche la domenica. Guardami anche su Instagram. Numero di telefono 340 555 8733. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici.
servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgotaro, veloci e professionali. Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo, per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Pontremoli e il dominio degli Sforza 1441-1500, mostra a cura di Davide Tansini, accessibile online sul sito www.inarce.com. Ecco le offerte di Baudassi, prezzi bassi. Caffettiera 3 tazze Bialetti con caffè in omaggio, euro 26,90 €. Impastatrice per pane 1000 watt con contenitore da 1 kg di impasto, euro 79. Sbattitore elettrico 250 watt, euro 15,90 €. Tritatutto doppia lama, euro 25,90 €. Aspiracenere Junior 1200 watt, euro 39,90 €. Spremi agrumi elettrico 25 watt, euro 13,90 €. I Baudassi, prezzi bassi. Domani e domenica 30 gennaio avremo sereno, poco nuvoloso nelle ore centrali del giorno. Al mattino e in serata possibili banchi di nebbia sulle pianure e strati di nubi basse sui rilievi. Temperature in lieve aumento, minime tra meno 1 e 2 gradi, massime tra 12 e 14 gradi, venti deboli da sud-ovest sui rilievi. I programmi di questa sera su RTA si aprono alle 20.35 con l'Alpino, alle 21 l'undicesimo Prosecco Classic Festival, alle 22 Zona Franca per il ciclo Arturo Curalle, 23 il TG di RTA, alle 23.30 la replica del TG Parmense, a mezzanotte Balla che ti passi, a luna rivediamoli. Domani alle ore 10 Santa Messa in diretta dalla Basilica di San Marco in Bedonia, alle 19 speciale TG Parmense, alle 20.35 1000 voci e alle 23 rivediamoli. E anche con l'informazione è tutto per quest'oggi, ma anche per questa settimana, come appunto dicevamo all'inizio. Vi auguro una buona domenica e noi torniamo lunedì alle 19.35. Buona serata.